Oggi pulizia della vetrina. Allora noi facciamo solamente una pulizia veloce di togliere la polvere in maniera che rimangano belli brillanti e puliti, senza andare a cercare ovviamente il pelo. Beh, ci vuole tanto tempo, il lavastoviglie, passano delle ore. Molta gente non fa questo lavoro perché alla fine diventa veramente faticoso, dispendioso e per certi aspetti un po' inutile perché nel giro di qualche giorno si riforma un po' la polvere. Io ho trovato un modo più veloce per pulire tutta la cristalleria della vetrina, ecco. Un modo veloce che potrebbe anche essere interessante anche per tutti voi. E il modo è questo qua. Abbiamo riempito una bagnarola d'acqua, di acqua abbastanza tiepida. Non metto neanche sapone, non è importante mettere sapone, detersivi vari, non è importante. O se le volete fare proprio in maniera luccicante dovete fare un po' diversamente, ma questo è giusto giusto per coprire. Questo è un gestello che potete trovare anche un abrico, quello che utilizzano quelli che vanno a pesca, ecco. C'è anche un secchio che al momento non ci serve. Io ho messo i bicchieri, vedete, aprendo questo sportellino, l'ho messo più o meno in maniera come vanno. L'importante è che non sono serrati, ci sia dello spazio. Si chiude. Facciamo il corsetto così, facciamo dei movimenti tipo una bella pressione che si fa e si sciacquano in maniera. Ok, già siamo pronti, possiamo tacciare l'acqua. In quanto c'è un fondo, si era bucato, era meglio questo secchio, ma non è bucato. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione per curarlo, perché andrebbe ancora meglio. Questo è un tavolo fatto con mattoni, quindi molto pulito, mattoni lucidi, pesanti. Allora, possiamo già direttamente poggiare su questo tavolo che abbiamo già pulito, a testa in giù. Che con 10-15 secondi potete fare più o meno una ventina di bicchieri, insomma, di tazzine varie. Fate attenzione, non si rompe. Non dico che questo è il massimo, però a volte per spicciarsi d'estate, che è sempre così tanto faticoso vivere d'estate, per non vedere una vetrina completamente piena di polvere. Questo è un metodo che volevo consigliare. Io adesso vado avanti, così si asciugheranno questa parte, poi metteremo già nella cristalliera, poi proseguiremo tutto il resto. Dopo circa un'ora di lavoro, di sciacquaggio, come avete visto prima, dei bicchieri, dei cristalli, delle varie tazzine e via dicendo, sto posizionando tutto in questa vetrina. La prossima volta faremo la stessa cosa dall'altra parte. Con lo stesso criterio. Abbiamo già messo una piccola particina dei bicchieri, delle tazzine e via dicendo. Come vedete, un buon compromesso. Se ci fate caso, sono abbastanza luccicanti, anche perché poi fondamentalmente quanto verranno utilizzate saranno comunque sempre sciacquate e pulite, quindi giusto per dare quel tocco alla vetrina. Però io ho messo circa il 10% del tempo che ci vorrebbe. Pensate che dei miei familiari qualche tempo fa hanno messo solamente per fare questa vetrina dalla mattina alla sera. Io l'ho fatta in circa un'oretta, dico. E il risultato, secondo me, non è per niente male. Vedete, questi bicchieri sono messi adesso ad asciugare un po', fra poco li possiamo posizionare nella vetrina. Pensate di farlo in lavastoviglie quando vi costo a mano. Dice con un sciacquaggio veloce. Diventano abbastanza, vedete, luccicanti e presentabili. Quindi un lavoro un pochettino furbetto, ma ne vale la candela perché spesso queste vetrine, dopo poco tempo, purtroppo si impregnano di polvere. A meno che non avete una vetrina di tipo a tenuta stagna, dico. La polvere è micidiale, si ficca un po' come le formiche, c'è dappertutto. Erano tutti intasati di polvere perché sono stato fuori per un bel po' di tempo. 55, sono stato 50 giorni in Germania e ovviamente ho trovato una situazione non proprio bella. Adesso ho avuto oggi il guizzo di trovare un'idea e penso che sia stata vincente.
volte questi lavori non si vorrebbero mai fare perché sono veramente fastidiosi. Trovare un modo per spicciarsi è la cosa migliore. Praticità, velocità è la via del successo dei tempi moderni. Dopo un'ora di lavoro, come vedete, abbiamo già posizionato tutta la cristalleria, tutti i bicchieri, tazzine, piattini, caraffe, pinte di birra, vari piatti, sempre lavati allo stesso modo. E anche vedete questa parte e anche da questa parte. Oltre che abbiamo già pulito completamente tutta la cristalliera, tutta la vetrina, ecco, in modo pulito. Quindi con un'oretta di lavoro io praticamente ho pulito tutta la vetrina, pulito tutte queste tazzine, piatti, vedete qua, tutti questi bicchierini vari, se ci fate caso sono molto molto abbastanza apprezzabili, quasi lucidati. Cose inventiva, artigianato, creatività, genialità, non saprei cosa sia, però quello che è certo è che io devo trovare le soluzioni, visto che sono da solo, pratiche, veloci, dinamiche. Non posso stare appresso ai sofistici che ti fanno perdere anni e anni di tempo inutilmente. Io sto cercando di velocizzare molto le mie cose in maniera pratica, dinamica, forse a volte anche un po' folle, però alla fine i risultati mi daranno ragione, anche mi stanno dando ragione spesso.